Ecco, questo praticamente è la situazione storica in cui viene elaborato il concetto di guerra santa, un concetto che rimane là, cioè viene praticato in una certa parte, in una certa forma, ma rimane un'idea che scava nella struttura emozionale degli uomini per 2000 anni. Voi pensate cosa hanno sofferto le popolazioni native dell'Australia, le popolazioni indios d'America, le deportazioni dei centinaia di milioni di schiavi per le Americhe. Tutto questo è avvenuto grazie a questa idea, idea della guerra santa. E ogni pazzo che si presenta sulla scena della storia ha questa idea della guerra santa, che gli è immessa dai cattolici, cioè gli è immessa dai cristiani, gli è immessa nella testa della Bibbia. E Bush che invade l'Iraq, io capisco che vuole andare a rubare il petrolio, per carità, è una rapina e basta, insomma, vabbè, rapporti di forza mondiali, ma dirmi che te l'ha detto Dio di invaderlo mi sembra piuttosto squallido, a me personalmente, dopo fate un po' voi. Comunque questa idea della guerra santa penetra nella psiche delle persone. Francesco. Sì, ma infatti che sia di questo della guerra santa abbiamo come sempre anche manifestazioni contemporanee proprio freschissime di stampa, di notizia. Io vorrei partire per darvi un'idea, cioè che una guerra si potrebbe combattere contro uno Stato, contro un'altra potenza, per la conquista di un territorio. Invece quello che interessa ai monoteisti è sempre il controllo delle persone, dei popoli, degli individui. E pensate che allora vi parto dalla dichiarazione rilasciata da un rabbino, non da un rabbino qualsiasi, ma il rabbino Angel Kreiman, che è stato gran rabbino del Cile dal 1970 al 1990. Non mi risulta, mi sembra che il golpe di Pinochet fosse nel 73, e questo gran rabbino si sia più preoccupato dei pagani che del governo Pinochet. Questo è un gran rabbino che ha esaltato Escrivar, il fondatore dell'Opus Dei, dicendo che appunto tutto il pensiero di Escrivar era incentrato sul Talmud. Ma cosa dichiara questo il rabbino Angel Kreiman parlando del dialogo giudaico-cristiano, dicendo che sta entrando in una terra promessa e che dice appunto che ormai c'è una forte intesa. Anzi, questo rabbino è intervenuto alla celebrazione di una delle tante encicliche che proprio parlano della vicinanza tra le religioni monoteistiche. E dice, aperte virgolette, è una questione che tocca anche gli ebrei, i quali devono comprendere che è importante il dialogo con i fratelli minori, i cristiani, con cui condividiamo la fede di un unico Dio, conosciuto nel mondo universale. Per i rabbini osservanti è tempo di cominciare a pensare che la Chiesa non è nemica di Israele, ma anzi è il suo miglior alleato. In questo dialogo non si tratta solamente di dire che cristiani e ebrei sono amici, che gli ebrei non sono accusati di eccidio, ma si tratta di dire che giudaismo e cristianesimo sono il fondamento della lotta contro il paganesimo. Aggiunge sempre questo gran rabbino, invitato in Vaticano, Il paganesimo del nostro tempo si esprime nelle forme del terrorismo, del secolarismo, del materialismo, del razzismo. Pertanto vogliamo essere un popolo con un solo Dio e combattere contro il medesimo nemico. Chiusa la citazione. Questa è quella che ha dichiarato appunto in Vaticano il 27 ottobre del 2005 un rabbino invitato lì a festeggiare, come sempre, questa alleanza. E quello che è strano è che lui dice che gli ebrei, il giudaismo, il cristianesimo, devono lottare contro il paganesimo. Io adesso non mi risulta che adesso sulla scena politica internazionale o nazionale esistano stati, potenze o Pagani. superpotenze pagane. Cioè, non so se a meno che non voglio ipotizzare l'esistenza dei marziani pagani, non so se sia questo, ma. Eppure dice, di fronte a quello che tutti quanti possono avere sfogliando sulle pagine di un giornale, questo rabbino. Non rabbino qualsiasi, queste parole le ha dette in Vaticano, non le ha dette nel chiuso di qualche sinagoga, ma nel Vaticano, festeggiando assieme la Chiesa Cattolica, era chiaramente una cosa, che loro devono combattere il paganesimo. Io adesso vorrei che mi diassero una dimostrazione, io sarei contento che nel mondo esistente una superpotenza pagana, o uno Stato potente pagano, o anche una potenza territoriale, ma non mi risulta che questo avvenga. Allora, di conseguenza, di cosa si stanno preoccupando questi monoteisti che dicono dobbiamo essere vicini, dobbiamo essere uniti per combattere il paganesimo? Il fatto che qualcuno possa dire che
che noi non siamo pecore, che noi non siamo soggetti di dominio, che noi non apparteniamo a un Dio creatore e che di conseguenza siamo liberi. Se voi pensate, ad esempio, siamo proprio nel periodo di Halloween, tutto quello che è stato dichiarato, ad esempio, dalla Chiesa Cattolica contro la festa di Halloween. Io sono d'accordo nel dire che la festa di Halloween è una festa che ha una risonanza dal punto di vista commerciale. Ma se voi pensate che lo stesso Affari Finanza della Repubblica ha fatto un articolo su Halloween, all'interno della Repubblica Affari Finanza, sì, parlando, è un grande movimento economico. Ma perché questo movimento economico avviene sulla festa di Halloween? Perché in realtà è una festa di libertà. Cioè, il motivo per cui ha avuto successo è che non porta vincoli, che non porta costrizioni, che non porta obblighi, che non porta dogmi. E se nel campo finanziario lo riconoscono, dicono, cioè, effettivamente Halloween... E questo articolo è apparso su Affari Finanza, cioè nel senso su un inserto economico. Ha detto perché ha avuto questo successo così, non questa diffusione, perché non è legata a una visione dogmatica e perché soprattutto nel suo spirito è uno spirito di libertà. Io ho anche commentato le dichiarazioni terrificanti fatte dall'associazione del telefono antiplagio. Il telefono antiplagio sul suo sito giustifica l'attacco alla magia, all'occultismo, dicendo che la Bibbia dice fa non lasciare che la donna che pratica la magia viva. Cioè, è il classico ordine con cui hanno giustificato il massacro di donne indifese, no? Ecco, allora, un organismo del genere va a sostenere la Chiesa Cattolica che dice che i bambini con la festa di Halloween vengono manipolati. Però io mi piacerebbe che la Chiesa Cattolica, i cristiani, avessero lo stesso impegno sul discorso della pedofilia. Certo che un bambino che va a festeggiare Halloween diventa libero, diventa forte, cambia anche il rapporto con gli adulti. Se vuoi, Francesco, ti leggo due dichiarazioni, sì, della Chiesa Cattolica su Halloween, che, sì, sono molto brevi. Dai, vai pure. Allora, una è del 26 della Repubblica, il 26 ottobre 2005, e dice: a rischio la nostra identità, allarme della Chiesa su Halloween, festa neopagana. La Chiesa contro Halloween, una manifestazione di neopaganesimo, visto che ha le sue origini nelle radici precristiane celtiche e in quanto espressione della supremazia culturale americana, mina la nostra identità culturale. Così Monsignor Giordano Frosini, teologo e vicario generale della diocesi di Pistoia, bolla la ricorrenza di Halloween, giunta a noi dagli Stati Uniti in una nota sulla festa delle zucche vuote degli scheletri. Frosini sostiene che un pezzo non proprio secondario della nostra cultura, della fede, interessa poco a certa gente, dice lui, è messo in pericolo, anzi sta velocemente scomparendo, anzi forse è già del tutto scomparso. Questo è un teologo cattolico. Poi c'è la dichiarazione di Don Benzi del 31 ottobre 2005 che dice: è festa di Satana. Veramente Satana devono averselo nel cervello. Halloween è la festa per i seguaci di Satana, è quanto afferma Don Oreste Benzi, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, spiegando che lo scopo principale di Halloween è quello di affermarsi attraverso una mentalità magico-demoniaca dove profanazione di cimiteri, messe nere, furto delle ostie, sacrifici umani. Qua, Francesco, c'è scritto sacrifici umani. Conoscendo Don Benzi. Giuro, c'ho qui l'articolo ritaglio. Sì. Sacrifici umani e animali si incrementano e vogliono sostituirsi alla cultura cristiana. Cioè, se questo non è da ricovero in manicomio, fate pure voi, Cioè, questo effettivamente è da ricovero manicomiale, non da notizie. Sì, ma d'altronde sai, dicevo, i bambini che vanno a Halloween certamente non andranno in parrocchia e certamente non potranno essere vittime dei preti pedofili. D'altronde lui appartiene a una comunità che si chiama Giovanni XXIII. Giovanni XXIII è stato uno di quei papi buoni che si sono impegnati buonamente per coprire lo scandalo pedofilia. Cioè, la copertura dello stupro dei bambini, cioè la copertura dei preti che stupravano bambini, è stata fatta da Giovanni XXIII. E quel documento del 1966 è un documento chiave e fondamentale di questo. Giovanni XXIII è uno dei criminali della storia, uno dei più grandi criminali della storia. Ed è veramente una vergogna che ciò venga ancora tenuto nascosto. Sì, ecco, sarebbe anche da ricordare appunto a Don Benzi una cosa molto semplice: lui passa molto per il difensore delle prostitute, ma
qualcuno avrà letto qualche articolo anche sul Corriere della Sera in cui diceva che le donne, e uso il termine che hanno usato un vescovo nigeriano, sradicate, il termine è di un vescovo, sradicate dalla Nigeria, dei paesi del terzo mondo, portate in Italia, molte volte corrono dei rischi. Qualche giornale ha detto che corrono dei rischi di finirsi in marciapiedi e diventare prostitute. Don Benzi è specializzato nel recuperare appunto queste donne che sono, che finiscono sui marciapiedi. Certo. E, dopo le usa come, come bestie da presentare a Wojtyla, come ha fatto quella volta con quella ragazza. Sì, ma lui sono solo bestie. Se voi pensate che questo discorso di questo vescovo nigeriano in cui dice che la Chiesa dovrebbe essere più attenta al come si comporta, al fatto che va a sradicare, il termine è sradicare, è ben chiaro. Poi parlava delle donne che si fanno suore. Sì, esatto. Cioè, parlava di donne africane che vengono trafficate dai vari scafisti in Italia. Parlavano delle donne che si fanno suore dell'ordine religioso in Italia, che vengono sradicate dalla loro cultura. E che questa è una vergogna. Beh, pensate che questo articolo è in sintesi riportato sul sito del Vaticano. Cioè, questo è riportato sul sito del Vaticano, cioè nel senso che chi va si può andare a trovare sul bollettino appunto dell'ultimo sinodo, appunto può trovare questo discorso di questo vescovo, in cui dice appunto che loro vanno a sradicare le donne del terzo mondo e le vengono appunto portate nei paesi occidentali e che molte volte non sono capaci di inserirsi e che corrono dei rischi. Il Corriere della Sera ha intitolato giustamente il fatto che queste donne corrono il rischio di finire sui marciapiedi. Bene, Don Benzi non ha avuto neanche l'intelligenza di andare sul sito del Vaticano e di leggersi quanto risultava dall'ultimo sinodo dei vescovi. Però è talmente informato che dice che la festa di Halloween è pretesto per sacrifici umani. E come vedete, va sempre ad accusare le altre realtà religiose, dei bambini vittime dei sacerdoti pedofili, e noi abbiamo centinaia e migliaia di casi, a lui non interessa niente, perché appunto la pedofilia rientra nell'imitazione di Cristo, in cui tutti i cristiani vorrebbero fare. Se poi qualcuno si limita a pensare a non applicare, è un altro problema. Però a Don Benzi gli serve soltanto il momento, l'occasione, il pretesto per dire che la festa di Halloween è un qualcosa che induce al sacrificio umano. Vabbè, qual è il più grande sacrificio umano se non quello di mandare i bambini nelle parrocchie vittime di preti pedofili? Di battezzarli. Esatto. A lui però di queste cose non interessa. Non è un sacrificio umano, Non sarà cruento, ma è un sacrificio umano. Comunque c'è una cosetta. Sì. Io ho letto su una notizia, che però qua non ce l'ho, però è irrilevante per quello che devo dire. Il Venezuela di Chavez ha fatto in modo che non ci fosse la festa di Halloween. Perché? Perché è un'importazione dall'America. Sembra che Venezuela e gli Stati Uniti siano un po' ai ferri corti, no? Ma la notizia più grossa viene dal Gazzettino del 27/10/2005 e dice: oltre 200 giovani missionari americani mormoni hanno lasciato il Venezuela per motivi di sicurezza, pur se nell'ambito dell'ormai prolungato scontro fra Caracas e Washington. Allora, attenzione, c'è lo scontro fra Caracas e Washington, no? Cioè fra gli Stati Uniti, e vengono cacciati via 200 missionari mormoni. Cioè, perché secondo voi questo? Allora, proviamo a capire un attimino. Nella capitale statunitense non mancano esortazioni alla Casa Bianca a riannodare il dialogo col presidente Chavez, apparentemente per un tema di forniture belliche. Nel primo caso, l'annuncio della partenza di 219 ragazzi, che fa seguito alle disposizioni date 2 settimane fa dal capo dello Stato perché venissero espulsi, è stata data dallo stesso ambasciatore USA Caracas, William Beaufort. La maggior parte di essi, ha spiegato il diplomatico, si è deciso a lasciare il paese perché la questione della sicurezza era un po' complicata. Mi auguro che ciò non dia l'immagine o faccia percepire che il Venezuela si dia una carenza di tolleranza. Sarebbe un'immagine sbagliata. Insomma, non è poi così grave, dice statunitense. In effetti, dopo la sortita 2 settimane prima fa contro i missionari battisti di Nuevas Tribus, Chavez sembra essersi dimenticato del problema della setta evangelica. Tanto che il leader delle comunità indigene, dove operano i missionari USA, ha assicurato che nessuno ci ha interpellato sul da farsi e ribadito
che gli esponenti di Nuevas Tribus devono essere immediatamente espulsi, come chiedono tutte le 33 comunità abitate da 8 etnie indigene. In proposito è intervenuto anche il sociologo ed ex deputato Alexandre Luzardo, secondo il quale, pur se è vero che negli ultimi 3 o 4 decenni i missionari USA hanno dato agli indigeni assistenza medica, il loro intervento ha provocato un genocidio culturale. Hanno utilizzato questi missionari gli indigeni come cavie, provando su di loro dei medicinali per poi venderli sul mercato, e la loro espulsione non sarebbe che attenersi alla Costituzione. Dopodiché tutto l'articolo di Chavez parla di una commissione di caccia, di aerei caccia da revisionare, da riparare, da comprare, da vendere. Praticamente cosa succede? Che questi missionari sono effettivamente un'arma di occupazione da parte degli Stati Uniti in vari paesi del mondo. E una delle attività di questi missionari era quella di sperimentare sugli indios i medicinali delle case farmaceutiche. Cioè praticamente con la scusa di assistere dal punto di vista medico gli indios, gli sperimentavano i medicinali delle case farmaceutiche. Testavano sull'uomo direttamente. Fate un po' voi. Beh, costa meno, dai. Sì, è vero, costa meno. In fondo sono degli aiuti, no? Sì. Praticamente erano finanziate dalle case farmaceutiche questi. Se voi pensate. Così. Naturalmente prendiamo sempre l'articolo per quello che è. Sì, beh, vado a pensare, io l'ho ricordato alcune volte in passato, che effettivamente l'intesa tra monoteisti è sempre pronta ad agire ed è sempre pronta a manifestarsi. Esistono alcuni remoti angoli del mondo in cui esistono comunità, popolazioni che sono ancora legate alla loro terra, ai loro riti, alle loro tradizioni. Una di queste è praticamente l'Iria occidentale. L'Iria occidentale è praticamente la parte orientale della Nuova Guinea. Questa è una zona sotto controllo indonesiano, però esiste un movimento di guerriglia con ispirazioni che chiamano le frutte pagane, cioè nel senso pagane, nel senso che si richiama alle loro religioni, ai loro culti, e vorrebbero diventare indipendenti. L'esercito indonesiano islamico, non avendo mezzi a sufficienza per controllare questa guerriglia, per cercare di mettere sotto controllo il territorio, cosa hanno fatto? Hanno lasciato via libera a tutti quanti i pastori protestanti, perché i pastori protestanti americani sono disponibili a fare investimenti, ma che investimenti permettono? Loro non si spostano come fanno queste popolazioni a piedi, no, quando arrivano in una zona costruiscono un piccolo aeroporto, e questi piccoli aeroporti poi diventano i trampolini di lancio anche per l'esercito indonesiano, che gli permette di dare la caccia ai gruppi che si oppongono all'occupazione, che vorrebbero l'indipendenza. Ultimamente qui c'è un'intesa perfetta, perché gli indonesiani agiscono in campo militare, i missionari protestanti americani agiscono in campo religioso, e portando alla distruzione di intere popolazioni, di intere culture. Io voglio ricordare che esistono vaste aree, ad esempio della Polinesia, in cui questo scontro è in atto. Alcuni anni fa ci furono anche addirittura dei morti, proprio perché c'è un rifiuto delle popolazioni alla dominazione religiosa. Ma sapete qual è la cosa che dà più fastidio a questi missionari? Il fatto che questo esempio nelle Polinesia, uno dei segni di ritorno all'antico culto o alle proprie tradizioni è il praticare il nudismo, cioè tornare a vivere nudi. Benissimo, il fatto di essere nudi è considerato offensivo dei sentimenti religiosi dei cristiani. No, ma in effetti c'è anche qua questa mania, sarà da affrontare dal punto di vista religioso. Purtroppo l'offesa al sentimento religioso che viene praticato specialmente massicciamente dai vigili urbani, per esempio di Venezia, sono di una ferocia incredibile contro il sentimento religioso delle persone. Infatti vanno per Piazza San Marco e dire alle persone che non hanno maglietta mettiti la maglietta, che è un atto di guerra, cioè è un atto di devastazione dei sentimenti religiosi delle persone. Questi non se ne rendono conto. Sì, no, pensate appunto che appunto in Polinesia, cioè che la prima cosa che hanno fatto tutti quanti i missionari è stato quello di cercare di inserire le cose. Io mi ricordo, ad esempio, tu parlavi del Venezuela. Io mi ricordo di aver visto un vecchissimo documentario degli anni 70 sul Venezuela di una setta protestante olandese. Sapendo che poi gli olandesi sono presenti in quanto davanti alle coste venezuelane ci sono le Antille olandesi, perciò hanno anche una vicinanza. Anzi, sulle Antille olandesi hanno installato dei protestanti, addirittura delle radio che invadono tutte le frequenze del Sud America.
Benissimo, una delle prime caratteristiche in cui questi missionari riuscivano a convincere i bambini era quella di farli indossare le mutande, cioè nel senso che non era quella di aiutarli, ma praticamente per loro il fatto che questi girassero nudi nella foresta era un qualcosa che li turbava e che li sconvolgeva, e per dare la dimostrazione della loro adesione, del loro ingresso nella loro civiltà cristiana, era quello che indossassero le mutande. E lo stemma delle scuole create dai missionari, io parlo degli anni 70, perciò i tempi sono cambiati, cioè non è comunque secoli fa, una delle caratteristiche di questi bambini che entravano nelle missioni era il fatto che non giravano più nudi, che avevano un paio di mutande, proprio perché anche i comportamenti naturali vengono sempre visti in tono morboso, pericoloso e malvagio. Se voi pensate alla pratica anche semplicissima della circoncisione, il come viene praticata, imposta, obbligata e fatta, è chiaramente una dimostrazione della violazione del corpo, della sofferenza, della marchiatura delle persone che devono appartenere al gregge. Pensate, è fondamentale, perché se all'interno appunto delle culture monoteistiche l'hanno ricorso della circoncisione. Perché? Perché è il segno e il marchio dell'alleanza con Dio. Ma vedete proprio come questo Dio non trova miglior modo che di marchiare chi gli è devoto, chi gli è fedele, chi gli è sottomesso. Non è che il battesimo marchi meno, eh? Sì, sai, il battesimo diventa più cattivo proprio perché esiste una presenza sull'ambiente, nelle città, dei parroci molto forte. Poi c'è il fatto anche delle persone che aderiscono, che ne sono sconvolte, che con la manipolazione mentale delle persone, le persone diventano più realisti del re, diventano più preti del prete. E questo diventa pericoloso, proprio perché pensate soltanto a fino a pochi anni fa come venivano visti male i bambini non battezzati, cioè come il fatto che un bambino fosse battezzato o no, cioè fosse marchiato o no, fosse importante. Penso che i termini di misura di una cultura, di un modo di essere di una persona siano altri, siano più sensibili, sono più sulle manifestazioni, sull'intelletto, sulla capacità. No, l'importante era che un bambino fosse battezzato. Questo è l'importante, il fatto che fosse marchiato. Anche perché c'era sempre la volontà di sottrarlo ai genitori o alla cultura in cui viveva, perché ricordiamo che per la Chiesa Cattolica il battesimo rappresenta anche una riduzione della patria potestà sui bambini. E poi, sai, c'è sempre questo proprio problema del sesso, della sessualità, degli organi genitali, che è una cosa perversa e malvagia all'interno della Chiesa. Se uno dei grandi della Chiesa Cattolica, propagando come santo, io parlo della Pier, si confessa: ho ceduto al sesso senza relazioni stabili. Io posso dire che ho ceduto, sono andato a fare una rapina o ho ucciso qualcuno, ma cedere al sesso dov'è il problema? È come qualcuno si fosse fatto appunto un sequestro di persona. No, ho ceduto al sesso. Sì, in effetti è sempre stato un poveraccio, il cosiddetto Abbé Pierre. È un poveraccio che ha sempre fatto comodo. Il problema è che gli è morto molto scomodo in tutti i motivi, prima di tutto perché è stato ammazzato, sgozzato da una donna. No, questo non è il, quello era fratello Roger, non è lo stesso. Non è Abbé Pierre che è stato ammazzato da... è lo stesso, eh? Lo stesso, sicuro? Sì, l'Abbé Pierre è stato ammazzato da una donna. No, sì. È fratello Roger che è stato ammazzato da una donna, che gli hanno subito insabbiato il perché una donna vada e uccida. Sapevo che era la BPA. Adesso devo vedere gli articoli, io dovrei averceli anche qui. Vediamo un attimino, ma so che è avvenuto in agosto. Sì. E l'ha fatto. Vediamo un attimino, ma niente, se mi dai due minuti vado di sì, là. A parte nessun problema, cioè, comunque a parte sai che poi la follia, cioè tutti i paesi, tutte le città hanno sempre il pazzo, pretuncolo sì, cristiano. Ma a parte questo, in effetti lei è stata ammazzata, lui è stato ammazzato da una donna e era già impredicato di essere fatto santo. Ti confondi con qualche, purtroppo. Guarda, di frati, di suore, purtroppo il nostro mondo occidentale ne è inflazionato. No, comunque c'è l'altro contenitore di giornale. Sì, ma dai, non è un problema. Vabbè, comunque, se ci siamo sbagliati, non è gravissimo. Speriamo che ci sia un'altra donna che si tolga dalle scatole anche questo, perché logicamente. Ma è morto questo. Sì, se fosse ancora vivo, se avessimo la disgrazia di averlo ancora fra le scatole, speriamo. Ricordandolo così. Purtroppo sai, esiste un'inflazione di frati anche in tutti quanti i campi che sono eccessivi. Controlleremo meglio, dai. Così chiariremo anche questa faccenda. Ce li ho comunque di lei i ritagli.
Va bene. Sì, al di là che sia morto o non morto, noi gli auguriamo di essere che venga festeggiata la prossima festa dei morti. Vi ricordo che ci sono delle grosse battaglie, delle grosse guerre in corso, perché quando prima avevamo parlato del discorso della guerra santa, la guerra santa non è solo quella di invadere territori, di bombardare o di ammazzare le persone, esistono altre guerre sante, per esempio quella che stanno facendo i cattolici contro la società civile per imporre quelli che sono i principi cattolici. Voi avete sentito che in Spagna Zapatero ha concesso il matrimonio ai gay, ha fatto tutta una serie di innovazioni, no? Qui in Italia si è accennato ai Pax, cioè sarebbero praticamente degli accordi fra persone, sia dello stesso sesso sia di sesso diverso, in modo da riuscire ad avere i diritti, più che altro sono diritti di assistenza reciproca, perché alla fin fine dopo si riducono essenzialmente a questo tipo di diritti. È stato fatto un cancan, un casino contro questa proposta, no? Che sì. Io non metto a discutere la proposta in sé, cioè non, però quello che a me mi interessa sottolineare è questo, è che vi ricordo che in Europa un terzo di ragazzi, un terzo di bambini nascono da coppie fuori dal matrimonio. Cioè siamo arrivati in un punto dove la società civile sta rigettando tutte quelle regole dogmatiche che derivano direttamente dal cristianesimo, per cui chiaramente questa società civile avrà bisogno di mettere a punto tutta una serie di normative al fine di assicurare anche l'intervento delle strutture sociali in supporto delle persone, per cui serviranno delle norme, anche perché la società civile, torno a ripetere, rifiuta quello che è la struttura dogmatica che esce dal cristianesimo, cioè il matrimonio praticamente è in crollo verticale. Perché? Perché si può vivere benissimo lo stesso senza sposarsi. Anzi, si vive meglio, diciamo. Ecco. E il problema quando nasce? Nasce il problema quando c'è la necessità della reciproca assistenza, cioè il riconoscimento che quello o quella è il proprio compagno o la propria compagna, cioè un riconoscimento anche di fronte agli altri. Che è questo, perché non è il fatto che le persone non stiano bene insieme anche se sono dello stesso sesso, il problema è di fronte alla società, cioè quando tu vai dal medico, cioè hai il compagno o la compagna ricoverata, e vuoi sapere come sta, vuoi dargli l'assistenza, vuoi garantirgli anche magari il servizio notturno di assistenza, e dico: ma lei, scusi, chi è? Beh, io sono il suo compagno. Ah, due uomini insieme. Scusa, te che cavolo te frega, sarà roba mia? No, se io devo fare un'assistenza medica, gli faccio assistenza medica. Cioè, questo è il problema è rispetto all'altro, non tanto la coppia in se stessa. La coppia in sé non ha problemi, non gliene frega niente, è rispetto alle istituzioni, rispetto proprio alla struttura sociale in se stessa. E servirà la norma, cioè serviranno le norme per chiarire questo, anche perché, torno a ripetere, la società civile le proprie strategie già le trova, cioè gli uomini trovano le loro scappatoie. Sì, loro... il problema sai qual è? Il fatto che esista una società, cioè normalmente nelle società normali in cui non c'è la presenza cristiana, del fondamentalismo cristiano o ebraico o musulmano, se nella società emerge un comportamento, un modo di essere, un modo di fare, un modo di agire, lo Stato trova delle regole, cerca di codificarlo, cerca di renderlo palese, cerca di tutelare i suoi cittadini, i suoi membri. Da noi non si può fare. La Francia ha fatto una legge contro i simboli religiosi vistosi, no? In cosa consiste la legge contro i simboli religiosi vistosi? Significa che dove ci sono luoghi istituzionali, cioè scuole, tribunali, caserme, municipi, rappresentanze, ministeri, eccetera, non devono esserci apparire dei simboli religiosi vistosi. Dopodiché una persona per strada ha il diritto di girare come vuole, però se fa l'insegnante non deve portare dei simboli religiosi vistosi. Cosa significa? Perché questo? Perché prima di tutto viene la legge francese, prima di tutto viene la Costituzione francese, prima di tutto vengono i valori della Repubblica francese, dati quei valori che vengono dati e manifestati dalle istituzioni come principi fondamentali,
viene la parte privata delle persone. Allora, una può essere suora, l'altra si può mettere il chador, il prete può andare via con il clergyman oppure con la tunica come cavolo vuole, il musulmano va via come vuole, l'altro si veste come vuole, il sikh si mette il turbante, ma quando fa l'insegnante, quando occupa dei posti istituzionali, non porta simboli religiosi riconoscibili che siano vistosi. Chiaramente uno può portarsi a catenina, ci può portare l'anello, si può portare quelli che sono cose normali. Ora, questa legge fatta in Francia ha avuto successo. Sì. Cioè, ha avuto successo perché tutti la rispettano. Chiaramente tutti hanno trovato un po' le proprie soluzioni, i propri adattamenti, hanno trovato dove magari si poteva mediare, però la legge è stata applicata. Che piaccia o non piaccia, è una cosa che abbastanza normale, ed è una cosa che dovrà fare l'Europa, per esempio, rispetto sia ai cristiani che ai musulmani. Sì, e ci troviamo in Italia, c'è un giudice che vuole esercitare, fare il suo lavoro di giudice, e perché non vuole crocifisso nella sua aula, e viene processato per questo. E siamo 11 in Italia. Novembre avrà il processo. Sì, pensate appunto, c'è questo qua, è un magistrato che dice, io non è che non voglio applicare la legge, però voglio applicarla in un ambito laico. Di conseguenza, se c'è un crocifisso, che poi dal punto di vista iconografico io condivido che è una bruttissima cosa, lui dice è un simbolo religioso, lo mettiamo da qualche altra parte. Benissimo. Gli si impone di esercitare la sua attività sotto un crocifisso, e perché lui rifiuta questo viene processato. Quando la cosa più semplice in uno stato laico sarebbe la rimozione di questi simboli religiosi. In realtà, perché per esempio i cristiani non vogliono la rimozione di simboli religiosi vistosi? Perché vogliono costruire inganno e truffa. Sì. Per esempio, mentre il loro Gesù di Nazareth, il pazzo di Nazareth, dice o vi mettete in ginocchio davanti a me, o io vi sgozzo, io vi scanno, e questo non è ammesso in nessuna costituzione, in nessun principio dei paesi occidentali. Ma chi è che va a leggersi l'ultima frasetta, l'ultimo ordine del Vangelo delle mine di Luca? Chi va a leggerselo? Si finge che non esista. Si finge che i valori cristiani siano gli stessi valori della Costituzione, mentre invece i valori della Costituzione sono costati sangue, proprio contro il cristianesimo, contro i principi cristiani. Perché il principio cristiano, per esempio, vi faccio un esempio a caso, era quello che il re dei paesi, il re cristiano, era demandato da Dio a fare miracoli. Il re d'Inghilterra, il re francese, il re spagnolo, erano la rappresentante di Dio in terra e avevano la prerogativa di fare i miracoli. Sì, esiste un libro, Re Taumaturghi di Bloch. No, è vero, esiste Re Taumaturghi di Bloch, che parla di questo argomento. E quando c'è stata la rivoluzione francese, hanno tagliato la testa al re. In realtà non gli hanno tagliato la testa al re, hanno tagliato la testa al Dio dei cristiani. E il re inglese, un po' perché per i passaggi eccetera, ha rinunciato a questa prerogativa. Cioè, per cui tenete presente che i concetti cristiani sono i concetti di monarchia assoluta. Io sono il Dio padrone e faccio quello che voglio e non sono sottoposto a nessuna legge. Ma nessuna costituzione accetterebbe mai un principio del genere, che un soggetto si sottragga alla legge. Nessuna! In assoluto. Sì, no, in società normali, le società normali vengono fatte dai cittadini, da chi compone la società, la comunità. Cioè, il concetto stesso di tribù, la tribù appunto è fatta dai componenti della tribù, e se trova delle regole, se trova dei metodi, delle forme di convivenza, li fa sempre in base a quello che si manifesta, cioè ha una gestione comunitaria delle cose, cioè è la comunità che fa emergere le sue regole, le sue scelte e il modo di cui vivere. Infatti se voi ascoltate un attimino, no, anche qualche telegiornale, vi diranno in i paesi occidentali c'è libertà, mentre nei paesi musulmani non c'è la libertà. D'accordo? I paesi musulmani devono tagliare qualche testa. Qua in Italia, qua in Europa è avvenuto durante la rivoluzione francese, c'è stato un certo cambiamento. Probabilmente i musulmani dovranno ancora avere il loro illuminismo. Ok, d'accordo, ma questo non significa che in Occidente c'è la libertà e nei paesi dell'Islam non c'è la libertà. Significa che in Occidente la libertà si è conquistata contro il cattolicesimo e i paesi dell'Islam devono ancora conquistarsi la libertà contro i musulmani, contro l'Islam.
E allora qual è il modo migliore eventualmente per aiutarli? È quello di riaffermare i principi costituzionali. Se noi riaffermiamo i nostri principi costituzionali in opposizione ai principi assolutisti del cristianesimo, aiutiamo anche i paesi Islam di riaffermare dei principi che siano sociali in contrapposizione al Corano. Perché se noi cediamo alla Bibbia, cediamo ai cattolici, cediamo all'assolutismo del Dio padrone qui nei paesi occidentali, non aiutiamo nemmeno l'Islam. Ma sai, questo è un problema secondario, cioè nel senso che purtroppo, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, dovremmo ripeterlo ancora, esiste un'intesa già fatta tra ebrei, cristiani, cattolici e musulmani. L'intesa è molto salda. Però anche all'interno del mondo islamico esistono una serie di eresie, di frange, di eretici che non vengono sostenuti perché sono una minoranza o sono minoranze consistenti. Perché ad esempio non ha valore economico. Ma sai, si fa perché noi abbiamo sempre la visione dipinta del monolite. In realtà anche il mondo islamico è molto frastagliato perché io ho scoperto proprio poche settimane fa, perché ne parlavo un amico che era stato in Marocco, che sui monti dell'Atlante vengono fatti ancora riti pagani. Sì. Fatalità, mi trovo un servizio fotografico della Repubblica delle Donne in cui si parla proprio di riminenze pagane, di culti che vengono mal visti addirittura dal mondo islamico. E che vuol dire che anche all'interno del mondo islamico culture pre-islamiche sono sopravvissute. Ricordiamo che il voto alle donne in Turchia avvenne quando in Europa giravano ancora col velo, tanto per essere chiari. Sì, beh, Ataturk dopo la prima guerra mondiale in Italia si rivolse nel 1946 per avere appunto il voto alle donne, insomma, tenendo conto appunto, cioè, che erano di provenienza da società ben diverse. Ma anche all'interno del mondo islamico esistono frazioni che sono laiche, esistono anche comunità, solo che sono comunità a cui non viene dato spazio, cioè nel senso che si ha interesse a far credere che esista uno scontro, soltanto per cercare di tenerlo vivo all'interno, ma in realtà i buoni pastori sono lì a fare il mercato sul come gestirsi il gregge. Cioè, ricordate che non esiste uno scontro tra l'Islam e il cristianesimo o l'Islam e il cattolicesimo. In realtà gli accordi sono già fatti, hanno soltanto un problema di gestione del gregge, cioè quali devono essere i cani da pastore di questo gregge. Il fatto stesso che qualcuno giustamente lo ha rivelato, che la Chiesa cattolica vada da una concezione di vicariato a una concezione teocratica, è un passare verso questa unione. Il fatto che, ad esempio, il signor Ratzinger ponga così importante al discorso di Dio, perché parlando di Dio si possono trovare le intese con tutte le altre religioni monoteistiche. Ma questa intesa c'è già, è soltanto di fare una bella campagna pubblicitaria, un bel effetto, una bella scena per cercare di mantenere compatto il gregge. Anche perché qualcuno potrebbe sentirsi dire: ma mi avete preso per il naso? Sì, vi hanno preso per il naso per 2000 anni. Chi continua a credersi verrà ancora preso per il naso. E finché vi prendono per il naso, vi prendono in giro ancora positivo. E prenderanno per in giro anche i loro figli. Sì, il problema è quando andranno a rendere pratica la loro legge, che è sempre la legge dell'inquisizione, cioè il pensiero dell'intolleranza, della sopraffazione, della violenza, dell'imposizione religiosa, non è sparito nel cristianesimo. Le parole di Cristo criminali ed atroci sono sempre lì presenti, soltanto che per il momento sono state contenute, bloccate, fermate. Ma nel momento in cui non ci sarà più bisogno di fare la sceneggiata dello scontro, di un presunto scontro tra religioni monoteistiche, si passerà all'applicazione dell'inquisizione. Allora, in internet c'è un sacco di materiali, ci sono migliaia, è giusto il termine, no? Dai, centinaia e centinaia di testi, perché non so quanti sono, che abbiamo messo in internet. Anche il discorso che abbiamo fatto oggi sulla guerra santa, l'ho trovato in internet e anche molto ampliato con le citazioni bibliche ulteriori che ho tirato su. Qui non avevo portata in mano la Bibbia, per cui non mi posso fare l'atrocità delle citazioni, però in internet questo l'ho messo. In internet trovate, non so neanche io, tanta di quella roba fa spavento, perché penso che ormai la gente quando apre una pagina richiude. Il problema è un altro, per i cattolici, che si sta sempre più parlando di paganesimo. Voi troverete il termine paganesimo o neopaganesimo, con le varianti che avvengono, che diventerà sempre più frequente nel linguaggio comune, nel linguaggio giornalistico o nei vari posti.
Ma il fatto che diventi così comune non è dovuto a una casualità, cioè non è un caso, perché niente arriva per caso naturalmente, ma è perché stiamo lavorando in quel senso. E quando diciamo che stiamo lavorando in quel senso, diciamo io, Francesco e altri pagani qui in Italia stiamo lavorando in quel senso, nel senso che quando io ho le pagine, ho i contatori delle pagine e mi viene fuori che nel mese di ottobre nei miei contatori, quelli che ho io, sono state aperte 15.000 pagine, è un numero spaventoso, almeno vuol dire che almeno 6.000 persone, 7.000 persone sono venute a vedere qualche pagina sui nostri siti. Quando questo avviene dal 1999, significa che sono 6 anni che delle persone vengono a vedersi le nostre pagine. Se voi moltiplicate tutte quelle pagine che sono venute questa, fino adesso, in 6 anni, e tutte le persone che hanno letto i testi che abbiamo messo, sono centinaia di migliaia, per cui è chiaro che il paganesimo comincia ad assumere anche una forma ideologica, una forma fissa. In internet trovate anche pagine di diffamazione, mm-hmm. no? Cioè, fatte nei miei confronti, cioè, c'è un sito, uno, due, tre, li hanno un po' modificati, di diffamazione nei miei confronti, anche abbastanza pesante, sono partita anche una denuncia. Il punto è questo, è che noi stiamo facendo un'operazione che per i cristiani era inimmaginabile, cioè delle persone che recuperano quello che è il pensiero antico e lo rendono moderno e lo rendono attuale. Cioè, quando sentite parlare gli dèi da noi, non ne parliamo come un frutto dell'archeologia, esatto. Ma ne parliamo come dei soggetti dinamici attuali, cioè che agiscono nella società di adesso. E questo modo di essere sta spuntando in giro per il mondo. Certo, ci sono altre persone che l'hanno fatto, Hillman per esempio l'ha fatto, ma Hillman questo è consentito perché fa il psicologo, fa il sociologo, il psicanalista, per cui per lui è una chiave di lettura. Noi invece lo facciamo come una visione normale della vita e rendiamo gli dèi vivi e attuali, e questo è per i cattolici è una cosa fuori di testa, ma diventa meno fuori di testa quando le università arrivano. Io ho 5-6 università che ormai ce le ho sempre là, non fanno altro che leggere quello che scrivo, almeno lo scrivessi bene. E chiaramente dopo questo prende una velocità di diffusione a livello territoriale. Ed è pesantina, insomma, cioè non è. E voi troverete anche i giornalisti vengono a leggersi dei pezzi, magari in relazione a quello che loro stanno scrivendo, e cominciano ad affiancare nella loro testa la presenza di questo paganesimo. Non più un paganesimo aleatorio, vago, sì, c'erano i pagani, no, ma con delle proposizioni precise, cioè con delle idee precise, con dei modi precisi di vedere la vita. E questo trovate tutto su internet. Sì, beh, vado a pensare ad esempio che dei diritti oscuri non se ne parla più, perché se uno va su internet, parla di diritti, trova i nostri diritti, a quel punto sono, cioè, tra le affermazioni incredibili fatte dai cacciatori di sette e la realtà documentale fotografica che c'è, cosa possono raccontare? Cioè, alcune armi sono andate spuntate, ad esempio, cioè, perché appunto una volta si puntava appunto di quali chissà riti oscuri, chissà cosa che deve da neri. Il fatto che noi abbiamo scelto di renderli pubblici, questo ha tolto un'arma di propaganda enorme, ad esempio la Chiesa Cattolica e i cacciatori di sette. Comunque io ho un altro paio di argomenti che non ho trattato oggi. Sì, beh, se vuoi diamo via anche le telefonate, perché sì, diamo via le telefonate adesso. No, comunque sono due argomenti di questo tipo. Anche gli animali parlano, anche gli animali discutono, anche gli animali hanno sentimenti. Per noi è una cosa ovvia, cioè per noi è una banalità, però sapete, io queste robe qua le ho scritte per esempio nel 1985 nel libro dell'Anticristo, e vedere adesso che la scienza mi dice, sai, è vero, anche gli elefanti piangono, così i pachidermi onorano i loro morti, roba di questo genere, ne ho 4 articoli fatalità di questo argomento, cioè bene, mi fa piacere che finalmente comincino a capire che i soggetti hanno delle emozioni. E tutto sommato tutta la vita è un supporto emozionale, perché anche una nostra singola cellula ha le sue emozioni. Purtroppo noi lo sappiamo, per noi è ovvio, però ci fa piacere che arrivi anche la scienza a scoprirlo, a confermarlo, a dar documentazione, perché in fondo, Francesco, noi ci siamo fatti un bel mazzo a dire guarda che la gallina ha dei sentimenti, ti guarda con affetto oppure con odio. La gente ti ride e dico la gallina. Il verme ha sentimenti,
il verme, cioè gente ti guardava da sotto sopra. Adesso la scienza arriva, ce lo documenta, per fortuna, così almeno potremmo dire anche a qualcuno che se la donna sta parlando con una pianta, non è che la donna è matta, semplicemente percepisce un mondo di essere, di vita della pianta. Francesco, adesso ce lo dicono che è così. Sì, ma infatti, ma vedi, ma per chi legge la Bibbia queste cose non sono scontate. Se uno si prendeva soltanto anche i libri di Mercier, tipo il Trattato di Storia delle Religioni, in cui c'erano tutte queste ierofanie, le manifestazioni del divino nella flora, il rapporto tra l'uomo e le piante, lui dava come pratica culturale che l'antropologia documentava, solo che era limitata in un campo accademico. Ma queste cose sono sempre esistite, sono state sempre rilevate da noi pagani. Soltanto chi pensa a un mondo creato, vuoto e nullo può pensare appunto che queste cose siano dopo delle scoperte che avvengono dopo, insomma. Questi sono quattro articoli che ho, che vi farò comunque. E dopo, questa sera, nell'ambito delle correnti vegetative, vi parlerò della questione del corpo dal punto di vista monoteista e il corpo dal punto di vista pagano. Senza Francesco io lo farò. Va bene, andiamo via le telefonate. 049-700-700 e 049-700-838. Pronto? Ciao. Come va? Bene? Benissimo. Ciao. Ho il dito indice sul tasto. Eri pronto. A proposito, parlavi di animali, no? Che appunto... È l'articolo di ieri da Repubblica, eh? Uno. Di ieri, di oggi, anche di oggi. Anche oggi? Per cani e gatti, una radio sul web. Successo per la nuova emittente. Non so, sarà una... Sì, no, va bene. Sono in discussione. Beh, ieri non mi ha comprato il giornale, comunque. Hanno fatto una radio sul web, va bene. Ieri era anche i topolini cantano per amore. Sì. Ma volete anche mio, ancora un giovedì scorso, ho preso, non so se sia giovedì o venerdì. Sì, tu hai letto giovedì scorso, mercoledì 19 ottobre, batte un cuore nella fattoria degli animali. Sì, forse sì. Sì. Ce li ho qua, li ho raccolti perché ti dico, mi ha un po' impressionato il fatto che oltretutto fossero anche così tanti immediatamente. Una chicca qua, dunque, da Madrid, autoerotismo, lezioni in classe, scandalo nelle scuole spagnole. Nelle intenzioni di chi l'ha scritto doveva essere un manuale destinato alle adolescenti perché imparassero a conoscersi meglio, ma per la Chiesa Cattolica la guida per ragazze, tra virgolette, che era già un libello, insomma, che raccomanda la masturbazione è imperdonabile, invito è un imperdonabile a peccare. E così una volta scoppiato lo scandalo, il governo regionale Castiglia-La Mancia ha ordinato il ritiro del materiale. La guida para chicas, sarebbe la guida per le ragazze, sì, era stata distribuita nei giorni scorsi nelle scuole. Peccato che consigliasse alle adolescenti di masturbarsi il glande del clitoride e le incitasse ad accarezzarsi vicendevolmente con amiche di fiducia. Cercati un'amica per massaggiarti, rilassarti, lasciati andare, accompagnando i consigli con un'illustrazione in cui due giovinette nude si accarezzavano. Dopo qua incolorisce di sé, naturalmente, quasi si dà un manuale serio, cioè nel senso una guida anche... Se vuoi ridere... E la famiglia cristiana che mi dico questa settimana contiene una lettera di una lettrice che chiede se esiste un costume da bagno cristiano. Infatti, famiglia cristiana, sempre la stessa pagina, senza tabù. In pagina un nudo femminile. Si vede un sedere qua su famiglia cristiana. Se vuoi vedere chiaro, chiama subito tu elettricista. Un vetro appannato può anche essere... ma quando l'umidità si ferma a lungo, cominciano a formarsi delle muffe, controfumo, odori. Si vede un sedere, insomma, famiglia cristiana, cosa... Sì, no, ma... Va bene. La politica del corpo, cioè il corpo come soggetto ormai è stato dimenticato dai monoteisti, Beh, d'altronde è sempre luogo di sofferenza e avendo come modello l'immagine negativa del Cristo di un cadavere. Pronto? Non ti sentiamo. Pronto? Sì, ecco, ok. E niente, c'è anche ancora su Cultura Darwin, ancora, una pagina, due pagine su Darwin,
Tutto ci dice che Darwin aveva ragione. Luca e Francesco Cavalli Sforza. L'illusionismo e i suoi nemici. Giallo del doppio documento su 26 di Micromega. E su Micromega si legge, c'è stato un giallo, non so, sulle direttive, su Darwin, su come mettere, insomma. Hanno fatto un. Lo comprerò a Micromega sto mese. Sì, sì, perché c'è un equivoco, non so, c'è la Moratti, c'è la sì, no, comunque il problema più grosso è che i cattolici hanno capito le implicazioni del darwinismo, no? Esatto. Mentre invece i laici non l'hanno ancora capito, loro sono ancora creazionisti. Esatto. Cioè, non, siamo veramente a delle cose veramente assurde. Assurde, assurde. Esatto. Poi ho preso il matematico impertinente di Freddi, è molto. Beh, era ieri da Augias. E Augias che pregava e diceva sta calmo, sta chiesto, non sa di niente. Infatti che se è il famoso detto che è per la Chiesa, anche soprattutto quando serve a catturare gli allocchi, come infatti confessò candidamente Papa Leone X al Cardinal Bembo, la storia ci insegna quanto ci abbia fruttato quella favola di Cristo. Cioè è tutto così insomma, sulla religione, è molto... stamattina tutto qua. Bene. Ciao. Sì, beh, infatti quel del rapporto con il corpo è stato sempre un pessimo rapporto che i monoteisti hanno avuto. Pronto? Si sono sempre trovati appunto. Sì? Pronto? Dimmi. Salve Claudio. Ciao. Senti, io che sono più realista del re, pensavo che tu fossi un po' provocatore, no? Quando dicevi portateli davanti a me e sbogliateli. Siccome ho lavorato assieme ad un testimone di Geova, no? Mi hanno fatto prestare la Bibbia, piano la traduzione letterale del greco in certe parti. Poi ho fatto una mia ricerca. Allora, hai ragione tu. Lo so. No, il verbo greco sfatomen, sfatatus, che significa proprio scannare, sgozzateli. Sì. Per cui di quei miei nemici che non volevano che diventassi loro re, conducetele qui e scannateli davanti a me. Esatto, la traduzione di scannateli, sì. Mi senti, io l'ho presa dalla Bibbia di Diodati, perché io ho la Bibbia di Diodati. Cioè che la traduzione elvetica, no? Onore e merito a Claudio Simeoni. Pensavo che tu l'avessi fatto per una provocazione. No, è proprio vero, Sì. Scannateli, ma guarda, non è che anche quello della manipolazione mentale, cioè del lavaggio, inculcate, il termine inculcategli, no? Le mie parole ai bambini. C'è un ordine che c'è da un'altra parte, solo in quella dei Diodati lo trovi. Ho capito. Mentre invece nella traduzione dei cattolici è che siano impresse nei loro cuori. Sì, hanno una traduzione un po' edulcorata. Esatto. Esatto. Per quanto riguarda l'effettivo valore del popolo ebraico in battaglia, no? Se vi interessa, sul secondo libro delle storie di Erodoto di Alicarnasso, il libro secondo dedicato ad Euterpe, dice un certo Sesostri, no? Un re delle dinastie di Egitto, no? Quando si imbatteva in popoli forti e che valorosamente difendevano la propria libertà, innalzava nei loro paesi delle colonne con delle iscrizioni che ricordavano il suo nome, la sua patria, e come con la forza delle sue armi egli fosse riuscito a soggiogarli. In quei paesi invece che gli avevano dato in mano le città senza combattere e con facilità, cioè in belli, faceva incidere sulle colonne, faceva raffigurare le parti genitali della donna. Dice altrove Erodoto, quanto alle colonne che il re d'Egitto Sesostri erigeva nei vari paesi, per la maggior parte non esistono più, ma nella Siria Palestina, cioè
nella Siria dei palestini, cioè i siri palestini. Sì, sì. Ecco, le ho viste in piedi con i miei occhi e portavano incisa l'iscrizione di cui si è parlata, con i genitali femminili. Per cui Francesco e Claudio non è che spara le cazzate, insomma, onore e merito. Grazie. Allora, vedi Claudio, spero un giorno di poter stringere la mano sotto la nicchia di camotraccia. Ciao. Dobbiamo chiudere qui la trasmissione. Maestro Guarneria Paganesimo è appena arrivato al Vise, chiaramente, e adesso lasciamo la trasmissione a lui. Stasera continueremo le correnti vegetative e probabilmente farò quel discorso là sul corpo, visto che ho trovato un bel pezzo di Galimberti. Sì, io ricordo sempre agli amici, appunto, perché è un'iniziativa in cui anche in un certo senso gli amici di radio sono coinvolti. Il domenica 27 novembre 2005 alle ore 9:30 a Montegrotto Terme, al Palazzo dei Congressi in via Scavi 14, si terrà il primo congresso di studi laici sul cristianesimo. Il primo relatore, che io consiglio a tutti di ascoltare, è Roberto Vacca. Comunque qui in radio troverete informazioni. Perciò domenica 27 novembre, Montegrotto Terme, Palazzo dei Congressi alle ore 9:30. Primo convegno sugli studi laici sul cristianesimo. Ciao a tutti, e risentirci stasera alle ore 19. Ciao.